che la Giunta ha preso la decisione di abbattere le vele, ricostruire e decidere che fare insieme a voi, deciderlo entro l'anno e da gennaio cominciare a operare. Quindi tempi precisi e non indicazioni generiche. È dedicata a Scampia la seduta monotematica del Consiglio Comunale tenuta questa mattina nell'antisala dei Baroni al Maschio Angioino. L'obiettivo, sottolineato dal sindaco De Magistris, è mettere a punto con il contributo dei rappresentanti di Consiglio e Municipalità un piano di interventi che restituisca vivibilità ad un quartiere divenuto simbolo di degrado e criminalità. Non credo che queste, al di là delle enunciazioni, siano provvedimenti che possono cambiare il volto di Scampia, perché sono cose che, se anche realizzabili e se saranno realizzate, ci vorranno molto molto tempo. Quel territorio ha bisogno di progetti che creano sviluppo, lavoro in un'area dove c'è piena necessità, perché c'è un tasso di disoccupazione altissimo. Si parte dunque dall'abbattimento delle vele. Al loro posto nasceranno case per le giovani coppie, ma la delibera che si appresta al varo della Giunta prevede anche una maggiore presenza di agenti in strada, assistenti sociali al fianco dei più giovani, l'assegnazione di immobili comunali ad associazioni che operano sul territorio e la riapertura del cantiere dell'università. Se non ci fosse stato l'impegno di questa amministrazione, si sarebbero definitivamente persi i soldi per l'Università di Scampia. I lavori sono ripresi a settembre e se la Regione e lo Stato non interrompono i flussi di finanziamento, massimo nel giro di 2 anni l'Università di Medicina Scampia sarà ultimata. Noi vorremmo cominciare con Scampia per avere, quindi, con questa modalità nuova di una delibera quadro in cui mette insieme gli interventi dei vari assessori, ma poi ripeterla anche su Ponticelli, San Giovanni, su Secondigliano, sulla zona ovest di Napoli, Bagnoli. Per la realizzazione dei progetti il Comune di Napoli dispone già di 1 milione di euro, metà dei quali messi a disposizione dalla Fondazione Con il Sud presieduta da Carlo Borgomeo. Previsti anche lo sgombero dei Rom dal campo a ridosso dell'asse mediano. Per loro sono già pronti 75 alloggi e l'assegnazione agli aventi diritto di 160 nuove case. Critica sulla questione la posizione del presidente dell'ottava municipalità, Angelo Pisani. Sappiamo che saranno distribuiti i soldi alle associazioni, alle solite associazioni, con una delibera che non ha neanche avuto il parere della municipalità, quindi siamo contrari a assistenzialismo come ai vecchi tempi e vorremmo che, se ci fossero delle risorse, venissero utilizzate per le emergenze.